Amici dell'Embedded, benvenuti alla seconda parte della presentazione di Frosted, dove andremo un po' più nei dettagli di come il sistema è stato implementato, di come abbiamo fatto a realizzare alcune caratteristiche e in cui mi piacerebbe dialogare con voi alla fine del talk per sapere cosa ne pensate delle scelte architetturali e se avete dei consigli da darci o delle domande a cui non so rispondere. Frosted non è Unix, però speriamo di avvicinarci il più possibile, perché come ho detto ieri, non so chi di voi, fra di voi ieri non era qui al talk. Ok, allora veramente brevemente, Frosted è un sistema operativo free, GPL, progettato per sistemi embedded molto piccoli, dove Linux non girerebbe, molto in sintesi sistemi senza MMU, stiamo parlando di ARM Cortex-M, che però tende a mantenere interfacce POSIX, come l'interfaccia delle syscall, in modo tale che sia facile per tutti, per tutti coloro che sono, che hanno familiarità con la programmazione in ambiente Linux o Unix, Unix-like, di scrivere applicazioni per sistemi embedded in un ambiente multiprocesso, con una forte separazione user space, kernel space, protezione memoria e con la possibilità di proteggere in particolare lo stack degli altri processi mentre il processo è in esecuzione. Quindi dicevamo, Frosted non è Unix, ma ci si avvicina molto, speriamo il più possibile, visto che la base di tutto sono le specifiche POSIX, quindi abbiamo un virtual file system, abbiamo processi, abbiamo terminali, abbiamo i nostri device che stanno in dev e abbiamo le system call standard e preemptive, quindi punto per noi su altri sistemi operativi molto più popolari. I processi possono essere interrotti in qualsiasi momento e gli interrupts sono quasi sempre accesi. Diciamo, possiamo assumere che gli interrupts sono sempre accesi, eccetto quando, nel momento in cui un interrupt di priorità superiore sta eseguendo, perché ARM ha la possibilità di mettere le priorità sugli interrupt e quindi, diciamo, in questa maniera qua, dei driver possono specificare che un interrupt ha una priorità maggiore rispetto agli altri e in quel caso gli altri interrupt vengono messi on hold finché l'interrupt handler non ritorna. Normalmente interrupt handler comunque sono eseguiti molto, molto rapidamente e questo ci dà la possibilità di avere delle latenze molto piccole. Anche le operazioni in kernel possono essere sospese dallo scheduler per permettere esecuzione di un task in alcuni in alcune questioni dove ciò è richiesto. E persino le system call possono essere interrotte. Questo fa sì, infatti, che Frosted sia real time. Questo era già vero più o meno ieri sera, oggi lo è ancora di più perché ho sistemato un bug stamattina nello scheduler. E in particolare, siccome mi sono portato dietro un logic analyzer, sono stato in grado di provare che la latenza sia effettivamente fissa, diciamo precalcolabile, e il fatto che i processi real time reagiscano all'interrupt che li compete in una frazione di tempo relativamente piccola, misurata in 23 microsecondi, quando accade che un interrupt che interessa il processo sveglia il processo fermando tutti gli altri, se il processo ovviamente è messo in priorità real time. Esistono diversi priority level, come in Unix usiamo il valore di nice, quindi inversamente a quanto un processo è nice abbiamo priorità e contiamo da meno 20 a più 20, dove meno 20 è esattamente il livello di priorità per i processi real time. La cosa importante è che anche il kernel si può interrompere, quindi non è che il kernel ha una priorità speciale all'interno dello scheduler, ma
diciamo, nel caso in cui si verifica un evento real time che interessa un processo con priorità meno 20, persino il kernel può essere preempted in quel caso. E questo è un claim piuttosto grosso. Diciamo che Frosted è sufficientemente sicuro, nel senso di safety e non di security, perché ha memory pool separate per, tra kernel e user space. Questa è una delle caratteristiche. La memoria kernel è completamente protetta, la memoria degli altri processi non è accessibile, o perlomeno lo stack non è accessibile. L'heap è comunque accessibile fra un processo e un altro al momento. Ci sono alcune cose che sono proibite, come per esempio fare free di un'area di memoria che era stata allocata da un altro processo, e comunque diciamo che è buona norma nelle applicazioni embedded che debbano essere sicure utilizzare il meno possibile la locazione dinamica, specialmente se il dispositivo, il sistema che stiamo andando a programmare ha delle funzioni life critical. Quindi i processi non possono accedere a quelle aree di memoria che non gli sono consentite, e al contrario degli altri sistemi operativi real-time per embedded, non è possibile per i processi, per esempio, andare a accendere un LED, spostare un GPIO o andare ad accedere a un registro della CPU, cosa che normalmente con oggetti tipo FreeRTOS siete tranquillamente autorizzati a fare. Per cui ogni operazione cosiddetta di sistema o che comunque compete al kernel può essere realizzata in user space chiamando una syscall. La syscall, come vedremo a breve nella descrizione di interrupt, cambia il contesto e passa da un contesto di esecuzione utente, esattamente come siete abituati nei sistemi Unix, e a un contesto di esecuzione in modalità che ARM, in ARM si chiama supervisor. Questo fa sì che all'interno della syscall, dell'implementazione della syscall, dove per esempio viene eseguito il codice dei driver o degli altri sottosistemi, sia possibile eseguire delle operazioni di sistema, che però vengono effettivamente controllate dal kernel. Per esempio la validità degli argomenti della syscall è controllata nel momento in cui la syscall viene svegliata. Diciamo che questa qui è un po' la descrizione dei componenti che entrano in gioco in tutto il sistema Frosted. Questa linea qui rossa è, diciamo, la separazione fra kernel e user space. Partendo dal basso, diciamo, l'unico componente, più o meno, che accede direttamente all'hardware è la libreria Unicore MX, che è una fork di libopencm3. Come ho spiegato ieri, viene utilizzata come interfaccia di estrazione hardware, per cui, diciamo, l'obiettivo finale di Unicore MX, che, diciamo, rispetto al progetto è giovane, ha solo un paio di mesi di vita, è di fornire una un'API comune, indipendente dal produttore, per esempio, dell'hardware, che riesca ad accedere alle funzionalità dei dispositivi sottostanti. Facciamo per esempio una lettura da una seriale, da UART. Ci deve essere la stessa interfaccia front-end UART RX, valida sia per i processori ST Microelectronics o per le schede NXP e il PC, dà lo stesso risultato, diciamo, allo stesso comportamento quando viene vista dall'alto. Questa operazione è ancora in progress, ecco perché qui c'è un piccolo asterisco, perché in effetti lo stato in cui libopencm3 era precedentemente al nostro fork non garantiva effettivamente questa unicità di questa API. API che sono in un processo di unificazione. Per il momento solo alcune architetture hanno le stesse API, per il resto diciamo che
i driver di Frosted che parlano con l'hardware abstraction layer sono adattati a seconda dell'architettura, quindi c'è ancora un po' di work in progress, diciamo, a questo livello qui, per stabilire le API con cui i device driver parlano con il layer sottostante di hardware abstraction. Nel livello superiore ci sono i device driver specifici di Frosted che andremo ad analizzare in particolare per capire come realizzare ad esempio operazioni bloccanti. E poi ovviamente c'è una parte di codice specifico per la board, che nel caso delle board ben note come le evaluation board che sono disponibili retail al giorno d'oggi, diciamo ci sono dei port già predefiniti. Nel caso in cui voi vogliate costruire il vostro PCB con un Cortex-M, diciamo, è un layout ad hoc, customizzato per la vostra esigenza, questo è il file che dovrete andare a scrivere perché la vostra board riesca ad inizializzarsi, in quanto si tratta quasi sempre di funzioni di inizializzazione e di pin muxing, ad inizializzarsi in maniera tale da poter effettuare il boot correttamente. Al di sopra ci sono tutti i sottosistemi che abbiamo implementato finora. C'è un core che si occupa diciamo di fornire astrazioni e strutture dati del kernel specifiche che andremo a vedere tra poco. C'è uno scheduler round robin che però ha le caratteristiche che abbiamo elencato, quindi è preemptive, real time aware. C'è uno stack TCP/IP sviluppato più o meno dagli stessi autori in contesti e tempi differenti. Nello specifico si tratta di Pico TCP che riteniamo molto adatto per applicazioni IoT, perché supporta IPv6, 6LoWPAN, può fare routing fra interfacce diverse e ha una serie di protocolli già implementati, e inoltre è facilmente integrabile con il livello superiore, quindi con le interfacce POSIX Berkeley BSD socket che normalmente i programmatori Unix o POSIX utilizzano per accedere alle risorse di rete. Il Virtual File System, che diciamo funge da collettore a tutti i file system che vengono esposti in directory diverse, proprio come succede sulla vostra macchina Linux, è il gestore della memoria. Gestore della memoria che ovviamente risiede in kernel, perché deve avere a che fare con tutte le operazioni relative allo smistamento delle chiamate dai vari pool, e molte volte succede che in queste CPU la memoria sia segmentata in differenti aree fisiche, e quindi diciamo la malloc che voi andate a chiamare da user space nasconde questa ulteriore complessità della struttura dell'hardware in maniera tale da consentirvi diciamo di ottenere il comportamento che vi aspettate normalmente dalla locazione dinamica della memoria in IP. Cosa succede? Che al di sopra di questa linea rossa, come dicevo, l'unica interfaccia possibile per accedere dalle applicazioni o dal codice utente alle funzioni di sistema sono appunto le system call. Al momento sono state implementate una settantina di system call, quindi diciamo gran parte delle applicazioni che abbiamo provato diciamo che vengono dal mondo Unix, in più in particolare piccole applicazioni per Linux, possono essere compilate senza problemi e girano tranquillamente anche su Frosted. Quello che è possibile fare diciamo è la separazione fra tutto quello che è standard C, librerie standard C,
che sono a questo livello qua, e invece tutto quello che sono, per esempio, le vostre librerie, come può essere, per esempio, abbiamo fatto un port di Wolf SSL, che è una libreria SSL simile, diciamo, come interfaccia a OpenSSL, che vi permette di aprire socket TLS oppure realizzare, crittare dei payload utilizzando delle chiavi simmetriche AES oppure effettuare, non so, tutte quelle cose che fate tipo Diffie-Hellman, generazione di chiavi, eccetera, eccetera. Dicevo, queste applicazioni qua normalmente si aspettano che ci sia un'interfaccia POSIX. L'interfaccia POSIX non è solo composta dalle system call, ma contiene anche tutte quelle funzioni di sistema che normalmente vengono fatte in Linux, per esempio, da glibc. Queste funzioni sono implementate, per esempio, operazioni sulle stringhe o piuttosto che elaborazione degli argomenti prima del passaggio delle syscall, vengono normalmente fatte in glibc. Da noi, nella Frosted C Library, è un fork di newlib. La cosa importante anche di questo fork newlib è che è, al contrario del kernel, ha una licenza permissiva, per cui, come dicevo ieri, è possibile compilare applicazioni proprietarie, così come applicazioni con licenze differenti non compatibili con la GPL, esempio Apache, che possono girare comunque su questo sistema perché non sono direttamente linkate con il binario del kernel che invece sta sotto. È un po' quello che succede, per esempio, in Linux, dove avete diverse possibilità. Per esempio, potete rimpiazzare la libc con un'altra implementazione, come musl, per esempio, o newlib stessa. Oppure, se avete un cellulare Android, normalmente questo layer qua è occupato da Bionic, che sono le librerie C di Google per far funzionare le applicazioni su sistemi Android. Dunque, a questo punto, queste applicazioni qua, su ZBrockET qui viola, hanno la possibilità di accedere a un'interfaccia che è ben definita, che voi conoscete già, manpage, pagine 2 e 3, spiega come accedere a queste interfacce. Abbiamo cercato di tenerci il più possibile vicini a quella che è l'implementazione che un utente, un programmatore di applicazioni si aspetta dal sistema, e per cui questo completa l'architettura. Diciamo, questi sono i componenti che abbiamo sviluppato fino ad oggi. E c'è da dire che alcune di queste applicazioni, anche quelle più banali come cat, ls, eccetera, abbiamo preferito riscriverle in maniera più banale e piccola possibile, in modo tale da risparmiare un po' di spazio sulla flash, magari togliendo qualche feature ai vari tool di sistema, però diciamo c'è una flessibilità tale per cui se voi avete i sorgenti delle binutils di una distribuzione Linux o di un OpenWRT, potete comunque tentare di compilarle basandovi sulla libc messa a disposizione. Come funziona la flash? Il kernel viene compilato e viene messo in un file immagine che, come abbiamo detto ieri, è la versione flat dell'ELF eseguibile del kernel. A questo kernel viene aggiunto un padding per arrivare fino al limite che è definito da kernel size, e kernel size è configurabile nel menu config quando si compila il kernel. Perché viene fatta questa cosa? Perché la protezione della memoria funziona solo a blocchi che sono multipli di 2 byte. In questo modo qui è possibile separare la flash dall'user space. E inoltre ci consente di avere un entry point fisso dove, diciamo, solitamente andiamo a mettere un'immagine XIPFS. XIPFS è un file system read-only,
fatto apposta per essere montato a startup e viene montato in slash bin. Quindi quando il sistema fa boot, cerca a quell'indirizzo lì, che è definito kernel size, che ci sia una partizione XIPFS nella flash dove sono contenuti i binari con degli descrittori, una tabella di allocazione, per cui tutti i binari che sono contenuti in XIPFS vengono scompattati, diciamo così, linkati nella directory bin. Per cui se voi fate partire Frosted e da una shell entrate in bin e fate ls, vedrete tutti i binari che avete compilato in user land finire nella directory bin. Questo ovviamente è solo uno dei file system che sono supportati, ma è quello più importante perché ci permette di avere una serie di binari in user space quando il sistema parte, perché ovviamente quando il sistema parte si aspetta, dopo aver fatto ovviamente l'inizializzazione dell'hardware, l'inizializzazione dei vari file system FS, del VFS, si aspetta di trovare un binario da eseguire con Process ID 1, che normalmente, come in tutti gli altri sistemi, è bininit. Abbiamo anche pensato di mettere systemd, poi abbiamo detto dobbiamo bere meno. Quindi niente, siamo alla vecchia maniera, abbiamo messo bininit con PD1. Diciamo che quello è il processo che si occupa di inizializzare il sistema dal punto di vista user space. Cosa succede in kernel prima che venga eseguito init? Sono le seguenti cose. Abbiamo detto i file system vengono montati. Viene inizializzato slash dev. Slash dev dipende da come viene inizializzato l'hardware. Se voi avete, per esempio, definito un numero di interfacce UART o I2C, ognuna di queste, o per esempio avete esposto dei pin per pilotare dei pulsanti o dei LED, ognuno di questi verrà esposto in slash dev, come per esempio slash dev slash ttys0. È la prima interfaccia seriale che voi avete dichiarato nella configurazione del kernel, può essere per esempio la UART 6 della board, e quindi questo consente ad esempio di immediatamente a init di far girare dei programmi che ridirigano standard input e output da e a la seriale stessa, e tutti questi device vengono messi in dev. Poi abbiamo slash sys somiglia molto di più a slash proc nei sistemi in cui siete abituati. Abbiamo deciso che tre lettere sono meglio di quattro e abbiamo messo una serie di file lì. Alcuni sono più o meno simili a quelli esposti da Linux, però per esempio abbiamo slash sys slash mem, che consente di vedere l'utilizzo della memoria RAM nei rispettivi pool in qualsiasi momento runtime. Diciamo che slash sys è un po' un users to kernel space communication, così come procfs. Per esempio c'è un file sys tasks, dove se voi fate cat di sys tasks vedete una lista che è simile all'output ad esempio di ps sulla vostra macchina Linux, quindi vedete tutti i task, le priorità, i loro PID, il nome di argv0, eccetera. Viene fatta un'inizializzazione di quelle che sono board specific interface, quindi per esempio se avete delle interfacce Ethernet, o se nel vostro file di board avete specificato che volete utilizzare una delle porte USB come host o come guest, con che profilo verrà esposta, eccetera eccetera, è la funzione machineInit che se ne occupa di inizializzare tutti questi subsystem. E vengono creati due liste, una lista di timer e una lista di tasklet. Adesso, come vedremo tra un po', l'esecuzione del kernel si basa soltanto nell'eseguire gli handler dei timer e le tasklet che vengono schedulate da altri componenti in kernel in momenti diversi dell'esecuzione. Per cui diciamo tutto quello che fa il kernel è ogni volta che viene schedulato
controllare queste liste qui e capire quali procedure, quali callback devono essere eseguite nella time slice del kernel stesso, diciamo nell'esecuzione schedulata del kernel. Ovviamente il resto del codice kernel si svolge o all'interno delle tasklet o all'interno dei time handler o molto brevemente, velocemente, all'interno degli interrupt handler. Viene fatto l'inizializzazione dell'MPU, Memory Protection Unit, che purtroppo non è disponibile in tutta la gamma dei Cortex-M, però dove è possibile, specialmente in tutti gli F4, in tutti gli M4, in moltissimi M3, forse quasi tutti, tutti gli M7, e questo è il componente principale che permette di ottenere quella separazione fra memoria kernel, memoria processo e gli stack dei vari processi, in maniera tale che un accesso non autorizzato a livello utente di un'area di memoria venga scateni un interrupt di tipo memory fault, che a sua volta leggerà il PID del processo corrente e gli manderà un segnale 11 che non è bloccabile e che quindi morirà il processo di segmentation fault. Viene dato il primo calcio al SysTick, che è l'interrupt di sistema che ci permette di contare il tempo, basato sul timer interno o sui PLL della CPU. Vengono montati i built-in file system, quindi abbiamo un MFS che somiglia a RAMFS, quindi inizialmente vuoto, abbiamo messo in slash mem, diciamo lì potete divertirvi a creare dei file, eccetera, che però ovviamente quando la board viene resettata, siccome sta in RAM, questi file qui vengono persi. E viene montato XIPFS in bin, come abbiamo spiegato prima. A questo punto il kernel va ad eseguire bin init. Bin init fa partire l'esecuzione del boot di sistema vero e proprio, quindi il kernel è su, init sta eseguendo direttamente da XIPFS. XIPFS si chiama XIPFS perché sta per execution in place. I binari che vengono creati in fase di compilazione di user land non sono ELF, ma sono convertiti in un formato flat. Questo perché in questa maniera è possibile eseguirli direttamente da dove sono stati flashati, piuttosto che doverli caricare in memoria, decodificare l'ELF e piazzare diciamo le procedure in memoria, nella memoria RAM. Quindi così invece gli esecutivi vengono eseguiti direttamente dalla flash in place. Quindi normalmente cosa succede? Che viene eseguito init.sh, che dovete pensarlo come una specie di init tab, oppure come, non lo so, una sorta di autoexec, una cosa molto semplificata, diciamo, per dire di avere uno script di sistema, perché diciamo che abbiamo scritto questa piccola shell che si chiama fresh, frosted shell, che ha diverse feature disponibili, tra cui mandare i processi in esecuzione, per esempio in background, oppure eseguire interi script shell senza pretese di emulazione di shell vera e propria, cioè senza gli operatori, senza, diciamo, è più un batch di comandi che vengono eseguiti uno dietro l'altro. Se init.sh è presente, per esempio contiene delle righe, fra cui idling, che è un processo che non fa altro che far blinkare i LED, o per esempio può far partire un server telnet, un server HTTP automaticamente all'avvio, e può fare altre operazioni come per esempio chiamare mount per montare la SD card in slash MNT o dove volete, e poi alla fine farà partire il fresh interattivo, cioè la shell interattiva attaccata alla vostra TTY S0.
o alla TTY che preferite se ne avete configurata più di una. Se initSH non è presente, si salta tutto quanto e si va direttamente all'esecuzione da init a fresh su devTTYS0, che diciamo che è il safe boot di default. Quindi se non mettete initSH nel file system XIPFS, di default verrà eseguita la shell di safe boot. Come abbiamo detto, il nostro obiettivo è quello di far girare qualsiasi applicazione scritta per Linux o BSD su una macchina molto piccola. Ovviamente ci sono delle grosse limitazioni. La prima di tutte, non c'è neanche da dirlo, è quella delle risorse. Cioè, non pensate di far partire, non lo so, una Java Virtual Machine o il vostro server web Apache, perché insomma, con 256K di RAM, che tra l'altro state anche condividendo con il kernel, sarebbe molto difficile, però se avete, che ne so, un bel demone che legge stringhe NMEA da una seriale e le mette a disposizione su una socket Unix, probabilmente è un programma di qualche centinaia di righe che potete tranquillamente riuscire a compilare e eseguire su Frosted. In realtà ci sono altre limitazioni. Alcune delle system call meno popolari non sono ancora state implementate in libc. Quindi ogni tanto può succedere che provate a compilare qualcosa e il compilatore esce dicendo non ho idea di che cosa sia getName info, per esempio. A quel punto lì avete due possibilità. O fate sì che la vostra applicazione ne possa fare a meno, oppure andate a implementare questa chiamata di libreria dentro le librerie NewLib, che sono uno dei repository che compongono, diciamo, l'ecosistema di Frosted. Se la funzione di libreria manca, ed è una funzione di libreria, cioè quelle che trovate nel manuale, per intenderci, alla pagina 3, vi potete fermare lì. Se la funzione in realtà è un'interfaccia, una syscall, in quel caso lì, se volete andare avanti a implementarla, bisogna che il kernel aggiunga questa syscall all'elenco di syscall che supporta e che ci sia ovviamente un handler che quando quella syscall viene svegliata abbia un suo corrispondente kernel di esecuzione della syscall stessa. Per cui in questi casi rari in cui una di queste syscall, che magari non sono molto utilizzate, che però qualche programma non riesce a farne a meno, non sono implementate nel kernel, allora dovete mettere anche mano al kernel. Un'altra limitazione è ovviamente la fork. La fork non può essere realizzata in sistemi senza MMU. E questo è scritto nelle specifiche POSIX, cioè non è una cosa che ci inventi di noi. POSIX dice la fork esiste se puoi imbrogliare e dire ai tuoi processi che stanno eseguendo in quell'area di memoria che è la stessa di prima, ma in realtà è da un'altra parte o è una copy and write del processo padre. Se tu non puoi fare rilocazione di memoria virtuale, questa cosa qui è impossibile. Allora c'è una versione non MMU della fork che è POSIX standard, che si chiama vFork. Ed ha la stessa sintassi e fa la stessa identica cosa, eccetto per un piccolo particolare. Nel processo padre, dopo che è evocata la vfork, il processo padre non può eseguire niente finché il processo figlio non ha chiamato o una exec o una exit. Cioè, in pratica, diciamo che la vfork è un modo per creare un nuovo processo, tenendo però in considerazione che finché il processo figlio non ha swappato completamente il suo spazio di indirizzamento o non l'ha scartato, non può andare a sovrascrivere sulla stessa area di memoria fisica, perché andrebbe a sovrascrivere per esempio, sullo stack del processo padre. Quindi diciamo che è una limitazione che viene ampiamente spiegata se andate sul manuale della vfork. È che però da un certo punto di vista
a meno di utilizzi un po' naif della fork, questa è una limitazione che può essere, diciamo, dribblata aggiungendo giusto una V alle vostre chiamate fork. Perché molto probabilmente le vostre chiamate fork saranno seguite normalmente da un exec. Oppure dovrete fare in maniera tale che il codice del processo figlio stia in un modulo separato, in modo tale che voi possiate immediatamente dopo la fork chiamare un exec, cambiando completamente la sezione text del processo corrente. Non ci sono pthread per il momento. Questa è stata, diciamo, una scelta per il momento, giusto per non appesantire l'interfaccia, visto che comunque abbiamo i processi, ma in futuro pensiamo di mettere un'interfaccia pthread dove anche lo stack dei due task viene condiviso. Insomma, ci sarà poi da vedere come implementare alcuni dettagli, come ad esempio il modificatore thread delle variabili, in maniera tale che ogni thread abbia una copia di quella variabile. Però in generale, in linea di massima, non ne sentiamo granché la mancanza, perché sappiamo che semanticamente quello che possiamo fare con i thread lo possiamo fare anche con i processi, e anzi elimina le possibilità di avere problemi di locking, a patto che tutte le IPC siano implementate. Le IPC che comunque in Frosted ci sono: abbiamo la pipe, abbiamo i socket Unix, la memoria è comunque condivisa di default, quella allocata dinamicamente, per cui diciamo che abbiamo per il momento un sistema sufficientemente in grado di eseguire applicazioni multitask senza l'ausilio dei pthread. Ovviamente però, per avere una compliance maggiore, o comunque più vicina a compliance completa di POSIX, prima o poi l'interfaccia pthread dovrà essere implementata. Come ho detto, il formato è diverso, non si tratta di ELF. Per i motivi che ho spiegato prima, si tratta di B-flat. I B-flat sono un formato che non abbiamo inventato noi, era già una cosa che GCC è in grado di fare, con un tool che di solito è fornito dalla toolchain, che si chiama ELF2Flat, è in grado di trasformare un ELF in un'applicazione piatta che è anche rilocatabile, cioè praticamente diciamo, è come se fosse position independent, anche se non è così, per cui tutte le posizioni di tutte le funzioni sono relative a un indirizzo che è quello iniziale del text, e che viene comunque salvato nel registro R9 quando l'applicazione sta eseguendo, in maniera tale che tutti i branch a funzioni differenti siano automaticamente compilati per tenere conto dell'offset. Per questo motivo qua, e anche per il motivo di includere, come ho detto, le new lib nella compilazione, la risoluzione automatica dell'include path, eccetera, abbiamo deciso di creare una nostra toolchain che è in grado di compilare gli eseguibili direttamente in B-flat, già pronti per essere eseguiti su Frosted, per esempio se vengono inseriti in XIPFS si possono direttamente eseguire. Queste sono le flag che usiamo in compilazione: position dependent code, long calls, no common, single peak base, bla bla bla. E questi sono i linker flag che usiamo in fase di linking. In particolare questa è la flag che dice al compilatore di creare il binario finale in modalità ELF, che comunque è supportata da toolchain. Per avere un'idea di quello che viene generato o come viene generato, c'è il repository userland, che è un submodule del repository del kernel, dove voi potete andare a vedere, c'è il makefile dove più o meno ci sono queste flag e vengono generati i binari in una directory output.
La directory output contiene solo i binari flat, senza simboli, dove i simboli GDB vengono automaticamente messi dal compilatore in un altro file con estensione GDB. Questo vi permette di avere, diciamo, una mappa dei simboli all'interno della singola applicazione, in modo tale da poter debuggare le singole applicazioni a runtime caricando in GDB la mappa, il file.gdb stesso che ha una corrispondenza con gli indirizzi delle procedure e delle sezioni del file stesso. La separazione dei contesti avviene così: il processo esegue nel suo contesto, questo è lo stack, questa linea qui è la separazione fra memoria kernel e memoria utente. L'unico frammento di memoria kernel a cui il processo è autorizzato ad accedere è appunto il suo stesso stack, perché gli stack dei processi sono gestiti in memoria kernel, in un pool separato, che cresce in questa direzione. Cioè, quando il kernel fa boot, la prima cosa che crea è il suo stesso stack. La dimensione degli stack è fissa ed è stabilita in compilazione del kernel stesso. Gli si dice se si vuole uno stack da 1, 2, 4 o 8 kilobyte. Ovviamente, scegliere uno stack più piccolo comporta che alcune applicazioni potranno non compilare perché il compilatore si accorge che c'è questo limite di stack e se viene superato in fase di compilazione, l'applicazione non compila. Scegliere uno stack troppo grande vuol dire che siete limitati nell'uso della memoria kernel. Se voi avete scelto, per esempio, di utilizzare 64 kilobyte come memoria kernel e lasciare il resto allo heap in user space, vuol dire che siete limitati nel numero di processi nuovi da creare, nel numero di fork da chiamare, prima di esaurire la memoria kernel in questa direzione. Perché ogni volta che create un nuovo processo, verrà creato un nuovo stack precedente all'ultimo stack creato. Quindi partendo da qui viene creato questo, poi viene creato questo, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, l'heap del kernel, perché il kernel ha una funzione che è malloc, crescerà in questa direzione qui. Quindi ogni volta che andate a allocare qualcosa in kernel, cioè quando il kernel o i driver vanno ad allocare qualcosa, si sommerà in questa direzione da qui. Quindi vedete che qui c'è una collisione possibile che viene comunque diciamo viene individuata in tempo, cioè se viene individuata quando avete chiamato la keymalloc, keymalloc fallisce e ritorna null, non fa overcommit. Se viene individuata durante la fork, se non c'è abbastanza spazio per creare lo stack del prossimo processo, è la fork a fallire con meno 1 e ritorna enum. Da qui in poi ci sono due heap utente, può essere uno o due heap, dipende da normalmente da come è fatta, strutturata la memoria di un specifico processore. Ad esempio, in NXP LPC ci sono normalmente due pezzi di memoria separati, due fette da 32 kilobyte che voi potete utilizzare separatamente, ma non sono contigue nello spazio di indirizzamento. E questa complessità chiaramente viene nascosta dalla malloc in fase di allocazione di memoria. Cioè, se non entra in questo heap, andremo a iniziare a allocare di là, eccetera. Ovviamente c'è un po' di frammentazione. Abbiamo cercato di tenere il trade-off più piccolo possibile. Ad esempio, proteggere l'heap avrebbe voluto dire utilizzare MPU dentro l'heap, il che ci avrebbe forzato a utilizzare i chunk di memoria con potenze di 2, e lasciare, diciamo, degli slab non allocati nella memoria e delle finestre, dei buchi vuoti all'interno della memoria. Mentre diciamo che la compressione della memoria viene fatta utilizzando merge e splice durante le free,
E in un qualche modo abbiamo un trade-off fra le prestazioni e la frammentazione della memoria stessa, con un occhio di riguardo naturalmente al fatto che stiamo sempre parlando di macchine che seguono con un numero, con una quantità di memoria relativamente piccola. Le parti in verde, quindi, per il processo corrente, sono quelle che sono liberamente accessibili quando il processo tenta di accedere all'IP del kernel, viene fucilato sul posto. Come funzionano i sistemi interrupt di base? Allo startup non dovete fare nessun rito voodoo di passaggio da 16 a 32 bit o qualsiasi cosa. Il sistema parte direttamente in ARM come sistema 32 bit, non c'è niente da configurare e andrà a eseguire direttamente l'indirizzo del vettore di interrupt relativo alla reset, che viene messo in posizione 0, quindi all'inizio della flash stessa. Se abbiamo la flash del kernel qui, dovete pensare che la prima fettina piccolissima si riferisce al vettore di interrupt dove stanno tutti i puntatori alle procedure di RQ di sistema e anche di periferica. Per cui il reset viene eseguito allo startup. Quando il processo quando il processo accede a un'area di memoria non possibile, avviene il memfault. Ogni volta che scade il timer di sistema avviene il sysdig. Ogni volta che viene chiamata la system call c'è il supervisor call. Ogni volta che viene chiamata la schedule, il kernel va a scrivere sul registro che triggerà il pending supervisor call, che è quello che è responsabile a fare lo switch dei processi. Complicato, più bello messo così, diciamo. Schiaccio il bottone o do la corrente, viene eseguito il reset handler, fa l'inizializzazione dell'hardware, il kernel, fa partire il main loop e fa eseguire l'init. Da questo momento in poi ho un processo con PID 1. In qualsiasi momento, qualsiasi processo che chiami una syscall, la libreria di sistema chiama un'istruzione assembly, SVC, che praticamente scatena un interrupt a livello kernel. E quindi a quel punto il kernel è capace di fare il dispatch della syscall e eseguire il backend dentro il kernel stesso. Quando un processo accede a un'area di memoria non autorizzata, viene fucilato. Quando il sysdig scade, la variabile GFIS viene incrementata, cioè la variabile GFIS conta i millisecondi che sono trascorsi dall'avvio del sistema. Se praticamente lo scheduler vede che il processo è scaduto, in quel momento lì è scaduta la time slice del processo, verrà schedulato il prossimo processo. E quindi andrò a chiamare la schedule che va a scrivere su quel registro, che scatena quest'altro interrupt speciale che si occupa di cambiare il processo. Quindi, diciamo, normalmente si ferma qui, però diciamo ogni 25 millisecondi, se sono tutti a priorità zero, scade la time slice, chiamo la schedule e quindi cambio processo e quindi si passa al prossimo processo. E questi sono i vettori base degli interrupt di sistema che vengono eseguiti. Il kernel esegue in PID 0, non può creare task, non può fare fork, non può fare niente di tutto questo. L'unica cosa che fa è manipolare le tasklet e i timer interrupt. I timer interrupt vengono in realtà eseguiti a questo livello qui quando la sysdig si scatena. Le tasklet possono essere inserite nella lista in qualsiasi punto del kernel, compresi gli interrupt di dispositivo. E si eseguono solo quando lo scheduler sta eseguendo il kernel, quindi quando sta eseguendo P0. Tutto il locking, cioè quello che sono semafori, mutex, eccetera, che funziona normalmente come chiamate bloccanti, come vedremo fra poco, nei processi, in kernel funziona in spin lock, cioè vuol dire che finché la risorsa non viene sbloccata, il kernel sta lì a
a fare spin lock finché la risorsa non torna a disposizione. Quindi che succede? Che il kernel non dorme mai, però quando non c'è veramente niente da fare andrà a chiamare l'istruzione ARM WFI, che semplicemente dice vai a dormire finché non si attiva il prossimo interrupt. E questo, diciamo, fa sì che il sistema consumi il meno possibile delle risorse quando non ci sono processi schedulati, stanno tutti in idling e il kernel non ha molto da fare. E il kernel can be, può essere, come dicevamo, preempted, quindi in qualsiasi punto di esecuzione, anche all'interno delle tasklet, eccetera, eccetera, può essere interrotto per eseguire un interrupt handler o per eseguire un task che ha una priorità maggiore. Lo scheduler è basato su due liste linkate, una di processi idling e una di processi running. Abbiamo una lista di processi idling perché diciamo ci sono dei processi che sono in attesa, per esempio, di un interrupt, che non devono essere schedulati in questa epoca e che quindi semplicemente rimangono a dormire finché non verranno risvegliati di nuovo. Per esempio, se un processo chiama una sleep, si mette in idling, tira fuori un timer del kernel, il kernel, quando il timer scade, fa svegliare di nuovo il processo e il processo torna su. La stessa cosa avviene con chiamate bloccanti come la read o come la same wait. I task possono fare all'interno del kernel una preemption volontaria, che vuol dire che quando chiami una syscall, se la syscall nel suo interno chiama la task suspend, il processo si sposta da running ad idling. Viceversa, quando un interrupt handler potrebbe risvegliare un processo, chiama una task resume, e il processo viene rimesso immediatamente nella modalità eseguibile, runnable. Quando il processo è real time, questo avviene ancora più velocemente, e diciamo nel giro di pochi microsecondi, il processo verrà immediatamente rimesso ad essere il processo running. E quindi la latenza dei processi real time in questo modo è predicibile, e diciamo è 23 microsecondi. Quindi questa è più o meno la visualizzazione di quello che ho appena detto. C'è un puntatore a current task, che è il task che stai seguendo in questo momento, che è in questo momento la CPU. Ogni task ha la traccia della propria time slice, e quando la time slice si esaurisce, si passa al prossimo processo. Per passare un processo da idling a running viene chiamata task resume, di solito questo viene fatto in interrupt handling. Per passare un processo da running ad idling, il processo può fare la voluntary preemption e passare con la task suspend in uno stato di idling. Esempio pratico di come questo viene fatto: la same wait. La same wait da manuale è quella funzione che voi create un semaforo, il semaforo vale 0, la same wait si mette lì e aspetta finché non c'è un valore nel semaforo diverso da 0, lo decrementa a quel punto e ritorna. Altrimenti sta lì a dormire. Questo, diciamo, è la normale same wait a cui siete abituati. Come viene implementata in Frosted? Questa è la chiamata same wait. Entra e fa. Chiama una procedura scritta in assembly, che è la semaphore try wait, che ovviamente è l'istruzione che in una singola istruzione permette di decrementare e controllare il contatore. Se questo è successo, immediatamente ritorna. Se la try wait fallisce, vuol dire che il semaforo vale ancora 0, per cui il processo verrà messo in task suspend. Dopo che il processo viene messo in task suspend, il task, il feed del task, viene aggiunto a una lista di listener che stanno nella struttura interna del semaforo stesso. Quindi ci possono essere più processi che hanno chiamato la try wait del semaforo e sono in questa situazione, in questo momento qua. E in questo momento, quindi, io sono dentro una syscall e ci devo restare. La task suspend mi ha solo spostato in idling, ma io sto ancora eseguendo. A questo punto chiamo la syscall again, e ritorno dalla syscall, chiamo, ritorno il valore speciale syscall again. Il valore speciale syscall again praticamente dice alla libc: questa syscall si è bloccata e la prossima volta tu la dovrai richiamare, cioè la dovrai richiamare immediatamente per vedere se può effettivamente eseguire. Quindi, se il task non fosse andato in suspend,
Questo sarebbe un loop continuo che chiamerebbe continuamente il vettore dell'interrupt. Ma siccome siamo andati in suspend, in questo momento qua, mentre il kernel sta ritornando dall'interrupt handler, vede che il processo non è più runnable, per cui ne schedulerà immediatamente un altro. E in questo modo il processo smette di eseguire e va in sleeping, cioè aspetta finché una task resume non viene chiamata da qualcun altro per dire questo processo si deve svegliare. La task resume verrà chiamata quando un altro processo chiama same post, il semaforo per esempio vale 0, viene fatta la semaforo post che ovviamente non si blocca, e chiama la task resume a tutti i listener, per cui uno dei listener, il primo che si sveglia, si trova in questa situazione dove aveva ritornato sys call again e rientra nella same wait e rifà la stessa cosa. Solo uno dei listener ovviamente riuscirà a chiamare la try wait, perché poi il semaforo immediatamente dopo vale 0, e quello lì sarà il processo che continuerà l'esecuzione al ritorno della sys call. Gli altri invece si rimetteranno in attesa, diciamo se abbiamo molti listener sullo stesso semaforo. E questo è più o meno descrive come abbiamo implementato le chiamate bloccanti. Allo stesso modo abbiamo fatto per i device driver. I device driver hanno un'interfaccia divisa in struct module, struct device, possono avere delle corrispondenze nel file system dev, per esempio slash dev, slash tty, s0, s1, s2, fanno tutti capo allo stesso modulo che è il modulo UART. Quindi quando viene inizializzato il modulo UART, se avete configurato tre seriali, verranno chiamate tre fno create che creano tre entries dentro al file system dev. Il modulo viene associato come proprietario di quel file descriptor e le file operation vengono definite per modulo. Per cui diciamo che quando la syscall read viene chiamata su quel file lì, si va a vedere chi è l'owner. Se io ho chiamato una read su devtty s0, l'owner è il driver della seriale. Il driver della seriale ha la sua file operation read che verrà chiamata all'interno della chiamata syscall stessa dentro il driver. Ogni modulo può definire operazioni standard di file come open, read, write, poll, seek, eccetera, eccetera, operazioni di socket, quindi receive, send, connect, bind, accept, listen, eccetera, operazioni terminale, quindi set attributi, get, seed, eccetera, eccetera, o le due operazioni di block operation, per esempio questo è quello che espone dev SD0, che è il driver della SD card, in modo tale che voi vi possiate accoppiare un file system FAT, per esempio, e montare in FATFS una partizione sulla SD card. Il FAT file system si aspetta di trovare queste due funzioni nell'interfaccia dell'SD card. E i moduli possono essere combinati, attaccati ai subsystem ad altri moduli o associati ai file entries tramite le file operations. Per esempio l'UART. L'UART definisce queste funzionalità: open, read, write, poll, tty, attach. Quando fate partire il sistema, vengono creati due entry, tty, s0 e s1 per esempio. Quando un'applicazione vuole aprire una serial port, chiama la syscall open chiama la open della seriale, l'open della seriale effettivamente associa il file descriptor alla seriale stessa. E poi bisogna usare read, write, poll, select per accedere alle operazioni. La open collega il task al fnode tramite un'associazione di file descriptor. Il proprietario dell'fnode è il driver stesso. Quando si chiama la read o la write, vengono chiamate le operazioni del driver, ed è il driver stesso a dover implementare la logica bloccante di ritornare syscall again e di mettere il processo in task suspend. Mentre quando viene chiamata la poll, siccome la poll può essere chiamata contemporaneamente su oggetti di tipo diverso, ad esempio su una seriale, su una socket Unix e su una socket TCP IPv6, in quel caso lì,
non c'è bisogno di implementare la logica bloccante, perché quella logica lì viene fatta a livello di sistema, e l'unica cosa che dobbiamo dire al kernel, in quel caso lì, dal punto di vista del driver, è: questo dispositivo in questo momento è in grado di leggere, di scrivere o di dare un errore? Sono le tre flag che vengono passate attraverso l'interfaccia della poll, e chiaramente la select viene implementata come front-end della poll a quel punto lì, quindi poll e select sono equivalenti dal punto di vista funzionale, basta implementare la poll nelle file option. E in quel caso lì, se noi ritorniamo zero e anche gli altri due driver di socket Unix e del TCP/IP ritornano zero simultaneamente, la poll si occuperà di dormire con il timeout o senza, a seconda di come è stata invocata da user space, esattamente come da manuale. Quando la read è chiamata per la prima volta e il buffer della seriale è vuoto, cioè non ci sono caratteri da leggere, è lì il caso in cui ci dobbiamo bloccare. E la stessa cosa vale per la write, cioè se il buffer di uscita è pieno, la write si deve sospendere finché tutti i caratteri non sono stati trasmessi, per cui è il driver responsabile, come dicevamo, di chiamare syscall again e di farsi svegliare dall'IRQ handler. E quindi diciamo avviene la stessa cosa come per la same wait, cioè quando si chiama la read la prima volta, se il buffer è vuoto cerchiamo di copiare n bytes, se la copia va a buon fine ritorniamo n, altrimenti ci mettiamo in esecuzione di suspend e ritorniamo syscall again. A quel punto la seriale avrà un interrupt, l'interrupt handler avrà solo la funzione di riempire il buffer del device driver a partire della FIFO della seriale stessa e di chiamare la task resume sul task che era stato quello che aveva chiamato la read sulla seriale in precedenza. E in questo modo, diciamo, riusciamo a fare funzioni bloccanti a partire dall'interfaccia delle syscall a livello di device driver. Diciamo che questa è una delle cose più importanti del kernel, perché ci permette ovviamente di avere uno scheduling fair e di non star lì a pollare continuamente le nostre risorse, ma di avere un'organizzazione degli eventi rispetto a quella che l'interfaccia POSIX che l'utente si aspetta, in maniera tale che gli eventi siano sincronizzati a quello che l'applicazione si attende dalle chiamate stesse. E quindi diciamo queste sono un po' le scelte architetturali che abbiamo fatto diciamo nello sviluppare Frosted. Più informazioni le potete trovare sicuramente nella nostra pagina GitHub o su IRC. Se avete domande o questioni o proposte, qualsiasi cosa, diciamo che siamo sempre alla ricerca di nuovi sviluppatori, per cui se ho insomma stimolato la vostra curiosità, saremmo molto contenti di darvi il benvenuto nel team, altrimenti anche una stellina su GitHub è un gesto di amore. Vi ringrazio tantissimo. Grazie. Ah, che bello, 14. Non so se avevo tempo per tutte. Cercherò di limitarmi. E qual è il footprint, scusa se magari l'hai già detto o magari ieri, eccetera, del sistema? Footprint a livello di flash? Sì. Dipende tantissimo da quanti driver, siccome è molto flessibile, diciamo che riusciamo a girare da un minimo di una trentina di K fino a una sessantina, 70, no, forse di più se includi TCP/IP. Possiamo fare una prova e te lo dico per bene. Dipende anche dalle flag, eccetera. Però diciamo, fra in 30 K ci dovrebbe stare un kernel minimale. Complimenti. Devo passare a qualcun altro o posso fare un'altra domanda? Come volete.
Quanti sono gli sviluppatori e quanto tempo che ci state lavorando? Il progetto ha un anno e 3 mesi e siamo 12 contributors in tutto, di cui adesso come adesso ce ne sono 4 o 5 attivi in totale. Complimenti. Grazie. Complimenti. Giovane, vi confrontate con Musi Linux, per esempio? So che esistono altri tentativi di fare dei micro Unix. Sì, allora, l'avevo detto nella presentazione di ieri un pochino, però la cosa molto brevemente, ci sono sistemi Musi Linux che sono capaci di girare senza MMU, però solo alcuni Cortex-M hanno le risorse adatte per questo, perché il kernel di Linux tende a crescere in maniera vertiginosa, il dispositivo per far buttare Linux hai bisogno almeno di 1,5 MB di flash all'inizio e di non so quanta RAM, ma comunque parecchia solo per fare partire init. Abbiamo fatto degli sforzi prima di far partire Frosted nella direzione di Linux Kernel Tinification, incluso il tentativo di cambiare lo stack TCP/IP al kernel. Lo stesso team aveva portato un progetto al FOSDEM del 2015 relativo alla riduzione della size del TCP/IP di Linux. Ci sono stati dei movimenti in quella direzione lì, dopodiché abbiamo cercato di prendere un approccio diverso anche per includere quei dispositivi M3 dove veramente le risorse sono poche. Stiamo parlando di meno di un centinaio di K di flash o 128 K di flash, 64 K di RAM, e lì ancora ci entriamo. No, la mia domanda è molto più banale. Il vostro toolchain l'aveste upstreamato o vive con patch da applicare? Come, scusa, cos'era? Se il vostro toolchain è upstreamato, l'avete mandato upstream o è solo una patch da applicare su GCC poi? Allora, è una combinazione di tanti componenti, fra cui CrossToolNG, Elf2Flat, NewLib, in cui usiamo il tool CrossToolNG di Thomas Petazzoni, modificato, ed è tutto in GitHub nell'ecosistema che dicevo prima. Dopodiché ogni volta che facciamo una commit lì sarà Jenkins a generare la toolchain, perché come detto ieri ci mette dalla mezz'ora ai 50 minuti, dipende dalla macchina, generare la toolchain, quindi è un'operazione che abbiamo preferito automatizzare, e c'è delle nightly builds, delle release successive. Non è ancora possibile, ma in realtà è voluta la cosa, perché ci sono troppe modifiche da fare e devi costruire la toolchain da zero utilizzando CrossToolNG per avere la combinazione giusta di componenti. Grazie.